Mentre in via Germaniano il presidio delle forze dell'ordine ha lasciato il posto solo ai militari in strada dell'aeroporto, continuano i roghi a pochi passi dalla tangenziale, riaprendo le polemiche sui danni ambientali e la salute dei residenti. Ancora una volta, infatti, il fumo nero e denso proveniente dal campo nomadi di strada dell'aeroporto ha reso respirabile con il suo odore l'aria di Venaria Reale, Borgaro Torinese e una parte di Torino Nord, l'ennesimo rogo tossico che ha reso a tratti pericolosa la viabilità nella vicina tangenziale. Sono molti i comitati spontanei che sollecitano le forze pubbliche e le istituzioni per fare in modo che si facciano rispettare i regolamenti vigenti per gestire in modo migliore gli accampamenti. Fumi che, oltre ad arrecare gravi conseguenze di salute, recano danni a chi abita in prossimità, trovandosi la casa invasa da fuliggine. Ora in molti chiedono di porre fine a tutti questi roghi di oggetti che vengono dati alle fiamme e che rilasciano nell'aria polveri contenenti agenti chimici patogeni. Infatti, secondo alcuni medici consultati, l'incidenza dei tumori nelle vicinanze dei campi nomadi è doppia rispetto al normale.